Ragazzi, buon pomeriggio. Oggi vi mostro come eseguire un innesto di ulivo. Questo era un albero secolare a fianco, purtroppo col vento è venuto giù e ho lasciato un ricaccio da terra che ho allevato per circa 2 anni e adesso provvediamo ad innestarlo. Andiamo a capitozzare questo succhione. Una volta eseguito la capitozzatura del succhione, col coltellino precedentemente sterilizzato, andiamo a ripulire il taglio. Coltelli sempre ben affilati quando si fanno queste operazioni. Per inserire le marze andiamo a scegliere la parte più piatta in modo che la marza aderisce meglio. Questo è un ramo di un anno, varietà Bella di Spagna. Andiamo a preparare la marza. Lasciamo 3 gemme. Le foglie le tagliamo per metà in modo che c'è meno sfruttamento di linfa. Andiamo a praticare un innesto a corona. La pianta è in succhio, corteccia che è una meraviglia. Tagli ben diritti. Non andate a fare tagli di piccoli così, che un po' di vento e l'innesto si spezza. Tagli sempre di circa 4 centimetri, in modo che è ben saldo. Ne inseriamo un altro. Attrezzi sempre molto affilati per fare tagli precisi. Inseriamo l'altra marza. Andiamo a sigillare con un pochettino di nastro. Per una maggiore sicurezza facciamo anche una legata con un pochettino di spago di juta biodegradabile. Stringiamo il tutto per bene. Andiamo a coprire le ferite con il mastice.
Una volta coperto le ferite con il mastice, provvediamo a mettere il sacchetto di plastica con il sacchetto di carta sopra. Dopo circa 40-45 giorni vedremo se è andata a buon fine, ma al 90% sì, perché il periodo è giusto, le marce sono idonee, porta innesto in succhio. Questo è l'albero che è venuto giù col vento, albero secolare. Guardate che ceppo. Questo è un ricaccio che ho allevato per 2 anni e ho innestato. Adesso provvedo a mettere i sacchetti. Ragazzi, vi auguro un buon pomeriggio, iscrivetevi al canale. Buona giornata a tutti.